sono in compagnia di Fabrizio Ferri e chiaramente lui è appena arrivato. Sei pronto a questa esperienza? Sono pronto a questa esperienza, anche a togliermi questi abiti caldissimi. E niente, serata che promette naturalmente di essere bellissima, allegra. Quello che ci fa immensamente piacere è stare in un tempio della ristorazione, dove oggi ci sarà una celebrazione di un evento musicale, e stare vicino ad un artista che è conosciuto ai più per la fotografia, ma in realtà siamo vicini a un musicista, perché lui è un musicista professionista. E quindi raccontaci un po' della tua esperienza musicale. Credo che la cosa che sia ancora in giro in questi giorni è un quarto d'ora di musica che chiude gli spettacoli di Roberto Bolle, Bolle and Friends. E quando ti vedremo esibirti qui a New York, oltre alle fotografie? Spero presto. Siamo in pieno ambiente di bellezza italiana e chiaramente sono circondata da bellezze, e quindi un saluto a Lidia Bastianich e a Clarissa Marchese, che era Miss Italia 2014. Allora Lidia, parlaci di questa bellezza italiana che è bellissima. Questo qui è un sogno che avevamo già da tempo, io ed Oscar, quando abbiamo iniziato a parlare di New York, di questa grande Italy, però la cultura italiana è cibo, ma è anche musica e arte, e dunque abbiamo detto un giorno facciamo tutta questa Italy in un teatro. E poi questo engagement col Teatro Regio di Torino, e qui con tutta l'orchestra e il coro abbiamo fatto un tour, e la gran finale è stata proprio oggi a Carnegie Hall. Guarda, ti devo dire, era stupenda, era fantastica, e dunque adesso questo qui è un po' la fine, questa festa di fine delle gran bellezze italiane. Dato che veramente ogni iniziativa fatta è una cosa splendida, volevo sapere più o meno come avveniva nelle famiglie, che uno si siede a tavola, parla, succede anche da voi una cosa del genere? Sì, la verità è che il processo creativo da Italy è completamente disorganizzato, cioè noi non abbiamo l'ufficio marketing, ognuno ha il titolo per poter inventarsi una roba, l'importante è che la inizi e la finisca. Poi è chiaro che per pura intelligenza mio padre tira fuori il 98% delle idee che facciamo, però per fortuna ogni tanto qualcuna viene anche noi. La prossima cosa che succederà, al di là di questa cosa, perché? Beh, la prossima grande cosa è World Trade Center, ci stiamo lavorando tanto, sarà difficile per noi perché avremo due negozi nella stessa città, quindi non c'è più la novità e quindi dovremo fare ancora più qualità. Natalia Quinta Valle, console generale a New York, raccontaci un po' questa serata, le tue emozioni e tutto quello che hai provato. È una serata divertente, come quelle tipiche che si fanno qua da Italy. Serve un po' a sdrammatizzare, diciamo, l'importanza che rimane tutta integra della proposta musicale di Noseda e del Teatro Regio di Torino, che ha avuto oggi il suo culmine con il concerto al Carnegie Hall, ma che stasera si trasforma in una specie di happening. Stasera tante grandi passioni, sicuramente due grandi tue passioni, la musica e il cibo. Incredibile quando queste cose succedono insieme, bellissima serata per Italy, per Italia, qui a New York siamo molto contenti. Tu come musicista, come persona che fai concerti, fai suoni, insomma, che cosa provi in questo momento? Tanta emozione per avere un'orchestra di questo tipo di importanza qui dentro all'interno di Italy, è molto molto bello. La musica che suona dove normalmente suona solo il cibo è un bel cambio, diciamo. It's really wonderful. I mean, this is the first time I come here. And I would say my expectations were less than what we find here. Such a very lively
atmosphere, not only food, but it's really very lots of camaraderie, lots of friends. I even saw lots of friends that I haven't seen for quite some time. And I would say we look forward to having more of this. Musicisti pazzeschi che hanno a Torino. Veramente noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che delle eccellenze, del talento che siamo capaci di esprimere. E sono convinto che gli americani questa cosa la capiscono e ci rispettano per questo. Tonight's a great night. It's great to be here because of Gianandrea Noseta, who's an incredible person, good friend, maestro, wonderful music. He brings a great deal of culture here to the United States, and tonight at Italy it's been an incredible evening. The music, the food, you, Nunzio, the other priests, it's been a great night. È stata un'esplosione di sensazioni, c'è stata moltissima gente e il caffè è una giusta conclusione per tutto questo, no? Sì, c'è stata un'affluenza di pubblico enorme, ma perché tutto quello che si faceva e che si è offerto era di una qualità eccellente e tale per cui il pubblico non avrebbe che potuto rispondere in questa maniera così entusiastica. La serata è stata, direi, superiore alle attese che erano già assolutamente elevate. Ci meritiamo un caffè. Ci meritiamo un caffè. Io lo prendo amaro. Benissimo.